Lei è una commerciante di Padova, commerciante di abbigliamento, il negozio è chiuso in questi giorni e allora che cosa si è inventata? Ogni mattina porta un manichino vestito nei luoghi più belli della città. Perché lo fa? Glielo chiediamo. Mi è venuto in mente di portare questo bellissimo manichino in giro per tutta la città, visto che io sono una padovana doc, perché sono nata e cresciuta a Padova e ho le mie attività a Padova da tantissimi anni, e ho pensato di portare la mia creatività, la mia moda, i miei abiti nella cultura, nella bellezza di Padova, nei monumenti, e così dare vita anche a questo periodo buio per tutti. È stata secondo me un'iniziativa geniale, perché non solo promuove i suoi capi d'abbigliamento e la sua attività commerciale, ma dà un'immagine straordinaria anche alla nostra città, Padova. L'idea è partita proprio dalla mia via Porciglia, poi ho portato il mio manichino dietro dove abbiamo la cappella di Giotto e i giardini dell'Arena, che sono spettacolari. Poi l'ho portato dove c'era la mostra di Van Gogh, l'ho portato al cinema Altino perché abbiamo voglia di vedere il cinema, l'ho portato al Teatro Verdi perché abbiamo voglia di ritornare al teatro, l'ho portato al Santo perché il Santo di Padova è spettacolare, e l'ho portato a Pedrocchi a bersi un caffè, l'ho portato nelle piazze perché abbiamo voglia di stare in compagnia, di ritornare alla socialità, ci manca la socialità. Lo porterò nelle zone più belle di Padova. È la mia vita, ci sono nata, cresciuta e niente, ce l'ho nel cuore. E allora dal manichino nelle piazze di Unica per te, buongiorno Mattino.